cominceranno a battere allora dopo il fischio dell'arbitro che arriva adesso i giocatori del Pescatori Ostia. Allora, sarà una bella partita sicuramente. Ricca di emozioni che comincia subito con l'Aprilia Academy in vantaggio. Ha segnato Petri, velocissimo Andrea Petri, incredibile al primo minuto. Anzi, al 15° secondo portano subito avanti il risultato. Il risultato già è stato cambiato. La riesce a arpionare Chiarappa, la gioca per Maniaci. In profondità, buona l'idea per Petri che si trova davanti al portiere. La perde in un primo momento, poi conclusione col destro. Colangeli non è riuscito a buttarla dentro. Buona respinta del... Attenzione, Sonaglia la riconquista solo davanti al portiere. Grandissimo intervento. Impedisce l'1-1 da parte di Mengozzi. Baglioni alza la testa, prova direttamente in porta. Provato ad alzarla. Colpito male il pallone, ma ci ha provato il numero 22. Del primo e secondo posto, che vi racconteremo ovviamente noi qui in diretta Facebook da Live Sport Academy. Adesso ci prova Gordari in qualche modo col destro. Fulvio Gordari ci ha abituato a conclusioni dalla distanza importanti. Quindi risultato di 1-0, ricordiamo, ha segnato Andrea Petri a 15 secondi dall'inizio. Attenzione adesso a Gordari che mette la buona palla in mezzo. E in qualche modo lo abbiamo chiamato, è il gol proprio del numero 7, Fulvio Gordari. Ancora lui a rete, 1-1. Sottratto a Gordari. Maffettone, attenzione. Può provare direttamente in porta. Maffettone. 2-1 per l'Aprilia. Eccola la conclusione che volevo abbucare. E allora sul 2-1 di Maffettone si va a fare un piccolo break. Ci rivediamo tra qualche secondo per il secondo tempo. Si può ripartire dal secondo tempo. Possesso è per i giocatori della Pescatori Ostia che vanno subito a pare. Allora aspettiamo il fischio dell'arbitro. Bella occasione. Gordari col destro, Mengozzi attento, la blocca. Alza due mani in segno di schema, mette la palla bella sul secondo palo, direttamente per Maffettone. Che si scontra, che si è scontrato con Colangeli, era stata una grande, grande conclusione, grande schema. Parte Bravaccini, eccolo qui. Il gol del vantaggio dell'Aprilia Academy, il 3-2 del subentrato Bravaccini, grande gol. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. Maffettone va con il destro a girare. Incredibile, traversa. Traversa il numero 20. Matta non riesce a buttarla perché c'è Sugaroni. La mette centrale e poi ci pensa a mettere in condizioni 2 contro 1 Colangeli. Colangeli col destro. È stato sfortunato per questa zolla il numero 10. Allora il minuto è passato. Si recupererà qualche secondo. Allora rimessa battuta per Bravaccini, che la butta in profondità. Petri alza la testa, bello il suggerimento, Colangeli conclude nuovamente di fronte al portiere, stavolta grande respinta. Punizione per il Pescatori Ostia nell'ultimissima occasione del match. Maffettone recupera il pallone e allora su questo recupero l'arbitro fischia e determina la chiusura della partita, 3-2 per l'Aprilia Academy.